L'Università di Sassari promuove la contaminazione di formazione e impresa con il C-Lab, prima edizione di un nuovo esperimento dell'Ufficio di Trasferimento Tecnologico dell'Ateneo, che ha come obiettivo quello di formare gruppi di studenti di tutti i corsi di laurea e di dottorato, con la partecipazione di soggetti esterni per un percorso di creazione d'impresa. Gli studenti, i neolaureati e i dottori di ricerca potranno acquisire capacità progettuali, organizzative, imprenditoriali e comunicative, ma soprattutto portare avanti un vero progetto d'impresa che potrà arrivare a concretizzarsi dopo durante il Contamination Lab. Il progetto è stato presentato presso il Centro di Trasferimento Tecnologico dell'Università dal responsabile Francesco Meloni, dal delegato Gabriele Mulas, dal prorettore vicario Luca De Ida e dal dirigente Attilio Sequi. È un progetto nuovo che mette al centro gli studenti e che ha come obiettivo quello di recuperare la forza e l'energia propria degli studenti, di permettere di coltivare i sogni e le ambizioni imprenditoriali, le idee innovative che emergono dalla contaminazione di ambiti culturali differenti, confrontarsi con altri gruppi, confrontarsi con altre imprese e alla fine le idee migliori verranno premiate, parteciperanno a delle fasi successive all'interno della Startup Sardegna, del Premio Nazionale dell'Innovazione. Il bando è riservato ad un massimo di 80 partecipanti, fra studenti ammessi e soggetti esterni, per un massimo di 2 per gruppo. Per l'iscrizione si dovrà compilare un form disponibile sul sito clabuniss.it e sulla prima selezione si proseguirà con la fase GYM, in cui nasceranno i gruppi, nel numero di 10. Sarà qui, attraverso la fase challenge, che avverrà la vera contaminazione di sapere e ricerca con la predisposizione di progetti imprenditoriali caratterizzati da innovazione e tecnologie avanzate. Alla fine, un panel di potenziali finanziatori sceglierà i 5 migliori progetti nati dal team. Le domande vanno formulate entro il 31 maggio.